Bentornati sul canale. Se invece sei nuovo, sei capitato qui per caso, ciao, benvenuto. Non ti preoccupare, non ti spaventare, nuova rubrica nel mio canale, quindi anche i miei iscritti non lo sanno. E ti do un caloroso benvenuto. Se ti piace questa rubrica, ti interessa seguirmi e se ti interessa soprattutto magari anche gli altri video che faccio come recensioni, creatività, recensioni di libri, creatività e l'imparare l'organizzarsi e i metodi di studio, qua sotto c'è un bellissimo pulsantino rosso, scrivi, cliccaci sopra, mi raccomando, iscriviti e seleziona la campanella per non perdere notifiche in giro per il web per rimanere sintonizzato sul mio canale. Prima di cominciare lasciatemi già un bel like perché sono in piedi, è sabato sera, sono stanca, sono stufa, ho avuto dei piccoli problemi femminili e ce la posso fare a fare questo video, ce la posso fare. Allora, come vedete ho cambiato postazione, non sono seduta alla mia sedia dove do le spalle alla mia scrivania come quando recensisco i libri, non sono sul mio letto come quando facciamo gli haul e non state vedendo la mia scrivania ma il mio bel faccione, quindi non stiamo creando nulla o comunque facendo niente riguardante in questo caso la creatività. Ma stiamo parlando della nuova rubrica di cui voi leggete il titolo qua sopra se avete aperto completamente il video o qua sotto se è piccolo, ragazze nerd, con l'hashtag davanti. Perché ho pensato di aprire questa rubrica? Perché sto notando sempre di più che ci sono sempre più ragazze come me, di cui adesso vi spiegherò più nel dettaglio, ma si crede sempre meno che ci siano. Quindi soprattutto a voi ragazzotti, partiamo. Esistono le ragazze nerd e non siamo per forza le fangirl che conoscete. No, non è detto. Io amo moltissimi libri, magari ho anche amato coppie che non ci sono in quel libro, però da qui a essere una fangirl pesante, no, assolutamente. Questa rubrica nasce principalmente per parlare alle ragazze e ai ragazzi anche assolutamente, ma soprattutto alle ragazze in alcuni casi, perché secondo me, almeno a me è capitato prima volta, alcune situazioni dove la ragazza nerd viene vista come la classica fangirl di qualche fandom strano. No, io sono una ragazza che si ritiene nerd perché legge molto, si preoccupa molto di tutto ciò che concerne il web, i social, sono molto attiva sui social, qui sotto trovate tutti i miei social e a fine video li trovate, trovate i nomi con cui cercarmi, ma soprattutto secondo me i nerd sono, soprattutto adesso, i ragazzi e le ragazze che sono appassionati di videogiochi, di anime, di manga, tutti questi mondi un po' particolari. Esistono anche le ragazze così, ok? Esistono anche le ragazze che guardano anime e leggono manga. Non per forza le ragazze però guardano solo shonen, leggono solo shonen, o guardano e leggono solo manga e anime sugli scolastici, gli amori, quelle cose lì, ok? Non è detto. Io ho letto qualche manga, ma molto poco, io prediligo gli anime. Ho visto anime, adesso sparo degli esempi, come Rossana quando ero piccola e insieme alle Mermel Melody quando ero un pochettino più grande, sono arrivata a vedere Fairy Tail, Naruto, Dragon Ball. Piano piano sono cresciuta anche con quelli che erano prettamente maschili, ho visto anche Fairy Tail, ho deciso di guardarlo di mia spontaneità quando ero grande perché non è mai arrivato sulle TV, ho iniziato a vedere Noragami, poi ho fatto anche un salto, per esempio sono tornata un po' più verso gli scolastici, Special A, Akaiku Ameizama, ho visto però per esempio anche Attacco dei Giganti, ho provato a vedere Death Note, però non mi piace. Mi spiace ragazzi, a me non piace, però di per sé ne ho visti tanti, quindi non classifichiamo le ragazze per forza in quelli che guardano, in quelli amorosi, quelli scolastici, no, perché ho guardato anche, cioè, di quelli alcuni abbastanza violentini, anche quelli un po' meno violenti, cioè, quindi
fidatevi. Quindi questa rubrica nasce soprattutto alle ragazze, ma anche per i ragazzi, perché nel momento in cui recensisco un anime, può guardarlo chiunque, ma anche alle ragazze, soprattutto quando parleremo di videogiochi. Questo perché quando vi parlerò di videogiochi sarò in piedi come di anime e mi piacerebbe parlarvi di videogiochi, soprattutto magari dei videogiochi che ho usato io, quindi ovviamente vi parlo di quelli che uso io, di quelli che ho visto anche usare principalmente, però non vi parlo semplicemente dei classici giochi, adesso facciamo un esempio anche qui di videogiochi, ho usato anch'io con Nintendo i Giulia Passione, cucina, danza, ogni tanto ci gioco ancora, ma perché sono rilassanti, sono facili, sono semplici, non richiedono troppo ingegno. Ho giocato anche alla PlayStation a giochi molto semplici, giochi anche per bambini, perché mi sono stati regalati anche dei giochi puzzle quando ero piccola. E poi ho fatto il salto. Quando sono cresciuta, sono passata a scegliere, a valutare i videogame che più mi piacevano. Quindi sono passata agli RPG, soprattutto ho giocato a Dante's Inferno, che anche quello ogni tanto di stomaco ti mollava qui. Infatti, giocarci alla sera non era proprio la cosa migliore del mondo. Ma ho giocato anche ad Assassin's Creed 2, piano piano ce la posso fare a recuperare anche gli altri. Ho giocato ai Final Fantasy 10, 10-2, 11, 12. Ho giocato al 13 e 13-2. Ci sto giocando, adesso che li ho comprati, sto giocando al 13. Ho il famoso Tale of Xillia, nel senso sto prediligendo giochi RPG d'avventura, di strategia, quindi un genere completamente diverso dal precedente. Anche sul computer, perché anche sul computer ci sono i giochi online, sono prettamente RPG, Elsword, Wizard, che è più semplice, un po' più per giovani, Ion, Shaya, quindi. Vedete, salto di palo in frasca, ma di per sé poi dipende anche in che mood di gioco si è. Secondo me, delle volte si vuole semplicemente giocare per rilassarsi, quindi per esempio un gioco dove bisogna stare attenti, dove, come ci si muove, dove si va, quello che. No, non va bene, io voglio rilassarmi, quindi per rilassarmi può essere banalmente un Giulia Passione per una bambina, una ragazzina, per una donna adulta può essere anche banalmente un RPG molto semplice. Molto basilare, rilassante, che magari di cui tipo a me capita di rigiocare il gioco che ho già finito, praticamente lo so a memoria, so già cosa aspettarmi, quindi sono abbastanza tranquilla, sono rilassata, però anche lì poi dipende. Quindi questa rubrica nasce principalmente per trattare questi grandi temi, gli anime e i videogiochi, ma soprattutto da un punto di vista femminile. Cioè, praticamente vi porto il mio punto di vista, il mio punto di vista femminile. Mi piacerebbe, però, qui ce ne vuole di acqua sotto i ponti, se stai vedendo il mio video, sorellona, ciao. Se sta vedendo il mio video, il mio cognato, ciao. Mi piacerebbe, magari, se raggiungiamo un certo numero di iscritti, se riuscissi a raggiungere i 200 iscritti, mi piacerebbe fare un piccolo, piccolo video con mio cognato dove parliamo dello stesso gioco, mi piacerebbe parlare dello stesso videogame, quindi nel caso in cui voglia parlare di un videogame che io non ho giocato, devo giocarci, parlare dello stesso videogame, ma vederlo da un punto di vista di una donna, vederlo da un punto di vista di un uomo, vedere anche magari, poi anche lì, ognuno ha le proprie capacità, le proprie caratteristiche, i propri giochi predilige, però magari lo stesso videogioco, per esempio Final Fantasy X, abbiamo giocato sia io che lui l'ha vissuto in un modo, io l'ho vissuto in un altro. A tutti e due è piaciuta la storia, per esempio, a tutti e due è piaciuta la modalità di gioco, però, per esempio, io magari combattevo in un determinato modo e prediligevo una determinata squadra. Lui invece prediligeva altri personaggi, no? Quindi a volte è anche un io prediligo questi personaggi, mi ci trovo meglio a giocare e sviluppo loro. E gli altri li lascio un po' indietro e li sviluppo più sul tardi. Per
Lui invece faceva l'esatto opposto, sviluppava quelli che avevo lasciato indietro e lasciava indietro quelli che invece portava avanti. Quindi, secondo me, potrebbe essere un bel confronto delle volte. Quindi, come avete capito, è una rubrica molto semplice, molto basic, che farò ogni tanto, come quando non ho qualcosa di creativo di cui parlarvi, quando magari non ho un libro di cui parlarvi. Ma anche proprio semplicemente di chiacchiericcio, quindi io vi propongo una recensione di un anime, ma voglio sapere anche la vostra, quindi se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cercate di limitare gli spoiler per chi non l'ha visto, ovviamente, però è un modo per scambiarci idee, anche nei videogiochi, soprattutto se c'è qualche maschietto che sta passando di qua, lasciacelo un tuo parere. Il gioco ti è piaciuto o non ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto e cosa invece ti ha fatto ripensare a quel gioco in negativo. Quindi discutere in modo pacifico sotto nei commenti di queste situazioni, anche perché secondo me è carino. Io rimango dell'idea, ho pensato a questa rubrica pensando a qualche, non mi ricordo bene dove mi è spuntata l'idea, ma mi ricordo che è stato legato a un ricordo che mi è successo in un negozio di videogame. Quando sono entrata, che stavo cercando tra i videogiochi usati per la PlayStation 3 un gioco in particolare e non l'ho trovato, e li ho passati tutti. E poi ne ho visti altri, ho detto: oh, che carino, beh, questo magari me lo segno, me lo ricordo. E c'erano lì due ragazzi. I due ragazzi, quando mi hanno vista, mi hanno detto: ah, guarda, che gioco cerchi? Gli ho detto il titolo e mi hanno detto: vabbè, fa. È un ottimo gioco se lo devi regalare al tuo fidanzato, guarda, molto bello, giocabile. E io li ho guardati e gli ho detto: no, per la verità non è per il mio fidanzato, è per me. E questi ragazzi che si sono un attimino pietrificati, tipo: oh cielo, questa ragazza sta comprando questo videogioco particolare per lei. Qual è il problema? Cioè, ci sono delle ragazze che giocano agli splatter meglio degli uomini. Io non ci riesco perché Call of Duty gli spara tutto, io non li sopporto, ma sono io così. Ma ci sono delle ragazze che giocano a Call of Duty, a Resident Evil, cioè, giocano magari anche meglio degli uomini delle volte. Quindi vediamo le ragazze che ci sono e non entriamo in un negozio perché la ragazza sta guardando tre videogiochi che noi riteniamo prettamente maschili, allora quella ragazza sta cercando il videogioco per il proprio fidanzato. Magari pensatelo, ma non ditelo, ci fate una figuraccia allucinante. Fidatevi. Con questo concludo il video perché è semplicemente una presentazione. Ovviamente con questa hashtag vi verrà più facile trovare i video e soprattutto ci sarà la playlist da adesso creata, quindi in automatico, se siete passati di qui perché vi interessa solamente questa rubrica, non è un problema. Basta che andate nella playlist e vedrete ogni volta se appare qualche video nuovo. Se invece siete passati qui e vi interessa tutto il canale, sono più che felice che siate passati, che mi abbiate trovata in questo immenso web in cui ci troviamo come YouTube e sono piccolina, ma ci provo a fare del mio meglio. Quindi vi saluto e ciao!